Peccato. Peccato per Elisa. Rondata flick, triplo avvitamento per la Lee. Non è il corpo libero la sua specialità. Rondata flick, due avvitamenti e mezzo e di rimbalzo, salto avanti, carpiato. Difficilmente potrà impensierire con il suo esercizio il podio. Potrà comunque conquistare una buona posizione. Però Igor, dobbiamo dire che rispetto alla ginnastica robotica del passato c'è un miglioramento. Sì, nella ginnastica artistica l'evoluzione continua da tutti i punti di vista e anche sull'aspetto che tu hai appena toccato, si va sempre a migliorare. Rondata flick, doppio salto carpiato ben tenuto. Un buon esercizio, ma non dagli alti contenuti. Sì, quindi non sarà particolarmente alto il punteggio della Lee. Peccato ancora per la notizia che riguarda Elisa Iorio. Ecco ancora la diagonale acrobatica della Lee. Mentre Giorgia Villa ha eseguito il volteggio, aspettiamo il punteggio. Molto combattuto questo rush finale nell'ultima rotazione. La Lee al Kiss and Cry aspetta il punteggio, subito dopo dietro di lei la Tang sarà impegnata al corpo libero. Mentre è cominciata la gara anche per la trave con Cinzia Rodriguez, e alle parallele ci sarà la Steingruber. Giorgia Villa intanto ottiene un eccellente 14,70, potrebbe risalire la classifica, difficoltà di 5,40, esecuzione di 9,30. La Steingruber ha ottenuto invece un modesto 12,50 alle parallele asimmetriche. La Rodriguez ha fatto peggio con 11,833, mentre è arrivato il punteggio della Lee con 13,30 e va in ottava posizione. Siccome, prego.